quelle che sono entrate in campo, gli invincibili. Ora vediamo la destinazione dei campi, sorteggio per la palla. Eccoci pronti, quindi chiamiamo le squadre in campo, vediamo posizionate le maglie rosse degli invincibili alla nostra destra, la Saluzzese in maglie blu alla nostra sinistra, vediamo la palla andare nella metà campo della Saluzzese per il primo colpo d'inizio di questa seconda partita del triangolare, poi esordienti. Girone di andata, si concluderanno questi triangolari domani e al termine dei quali ci sarà poi la loro premiazione. Eccoci pronti quindi per l'inizio di questa seconda partita, la Saluzzese gli invincibili, colpo d'avvio con Marta Bonetto nulla, Virginia, ecco lei, Giorgia Brizzante che fa questo bellissimo ramassaggio e quindi possesso di palla per la Saluzzese, vediamo capitan Marta cosa decide di fare. Sono lì, eccolo! Iniziamo subito con un bel canestro per Marta Bonetto. E quindi la Saluzzese che deve riprendere il gioco. Che si riprende con la Saluzzese, bell'aggancio di Chiara,
Chiara che va diretta verso il canestro e lo trova. E siamo subito al 1-1. Chiara Piolo. Ed ora gli invincibili sono loro che hanno appena subito il canestro, devono riprendere il gioco. Ecco il tizio e si riparte, Giulia Gandolfo che passa, quindi adesso capita Marta Bonetto, cerca Virginia, eccola che si propone, ha il canestro, pronto, niente, non ne ha approfittato. Quindi passaggi ancora con Giorgia, ora è Giulia, Giulia Gandolfo, lei in possesso di palla, vediamo cosa decide di fare Giulia, attenzione pericolosa Giulia, ma che difesa, contrasto, Chiara Viol non le impedisce il tiro, ma mantengono la palla dopo che è andata a terra, è di nuovo per gli invincibili. E c'è penalità 3 per i rossi. Eccole pronte sulla metà campo. Si riprende, primi scambi. Giulia, Virginia. Vediamo. Oh, Virginia, bello sarebbe stato avere un bel colpo per pochissimo. Palla a terra. Recupera sempre lei, e lei Virginia che recupera di nuovo con un bel massaggio, mantiene possesso di palla, scambi con la sua capitana Marta Bonetto, Marta che ricostruisce ora il gioco con le sue compagne, ora Giulia, palla a terra, Virginia se ne accorge, rientra subito, vediamo, ramassaggio di Virginia, grandissima, e quindi mantiene possesso di palla, scambi con Marta, Marta contrastata, quindi cerca l'aiuto di Giorgia, Giorgia e Virginia ancora, Giorgia, Giorgia alla valle, Giorgia, eccola lì, ne approfitta della buona posizione, Giorgia Brizzante, 2-1 per gli invincibili. E quindi Saluzzese che deve rimettere in gioco, pronte le maglie blu per andare a pareggiare con gli scambi tra Enrico, Caterina ed ora Capitan Chiara, quando parte Chiara. Attenzione, che intercetto, bellissimo, Virginia ha intercettato un passaggio, ma no, non le viene concesso, va data alla Saluzzese una penalità 3, quindi tornano in possesso di palla le maglie blu, per loro la possibilità di andare a pareggiare, pronte quindi con Luisa, Luisa Bonetto, Luisa cerca la sua capitana, difesa degli invincibili, non le permettono alcun passaggio, anzi costrette a rientro a casa, passa Chiara, passaggio non riuscito, ma lo recupera Enrico Bertone, pronto, ramassaggio, scambi tra lui, Chiara e Luisa, ancora Enrico, Luisa Bonetto, ma c'è una penalità 2 per i rossi, quindi si va sulla linea dei 10 metri, penalità 2, Capitan Marta Bonetto, il possesso di palla. Virginia. Abbiamo dentro Giulia.
Giulia Gandolfo, pronta al tiro. Ecco che prendono posizione Giulia Gandolfo per il tiro diretto. Peccato, mamma mia, due volte il bordo viene toccato, la palla non entra per Giulia e quindi Saluzzese, che era in possesso di palla, nel frattempo la perde. Eccola lì Luisa, tanto c'è l'intervento per una penalità 3. Tempo morto chiamato dagli invincibili. Quindi chiedo scusa alla Saluzzese. Quindi termina il tempo morto, si riprende il gioco. Eccole pronte le invincibili a metà campo con Giulia Facchin per riprendere il gioco, passa Giulia Gandolfo, ora Marta, vediamo ancora Giulia, mamma che delicatezza e porta il terzo canestro per gli invincibili. Era Giulia Gandolfo che porta in vantaggio ulteriore gli invincibili, quindi la Saluzzese ora deve rimettere in gioco. Ecco che arrivano verso la metà campo, sono i passaggi tra Enrico e Agnese. Agnese che cerca la sua capitana Chiara, non riesce bene a agganciare, quindi decide di rientrare. Subito si gira Chiara, sempre in possesso di palla. Enrico manca il passaggio, quindi palla a terra. E abbiamo una penalità 3 a favore della Saluzzese. Eccoli pronti quindi alla metà campo per riprendere il gioco, i primi scambi tra Enrico e Caterina, ancora Enrico che difende il possesso di palla, non trova l'aiuto, Luisa Bonetto chiama ma non viene vista, quindi Chiara che torna all'attacco, chiusa dalla difesa. Abbiamo una penalità 2 però per questa difesa proprio a favore della Saluzzese, i blu, penalità 2, quindi siamo abbastanza oltre la metà campo sui 10 metri. Cambio tra le fila della Saluzzese, si posa Enrico, pronta Luisa Bonetto, si rincorsa. Eccola che arriva, l'aspetta Chiara, non si trovano col passaggio, peccato, palla a terra da recuperare. Ramassaggio di Chiara,
Chiara passa sempre a lei, a Luisa, Chiara e Luisa, arriva anche Caterina, Agnese, Agnese Peratello, Agnese, ecco l'Agnese, grandissima, brava Agnese. E andiamo a due, quindi si accorciano le distanze, 3-2 per gli invincibili. Sono i rossi ora che devono occuparsi di questa rimessa in gioco. Eccoli che arrivano, eccole con Giulia Gandolfo, passaggio a Virginia. Virginia non trova lo specchio del canestro, passa Giulia Facchin. Marta Bonetto. Vediamo ancora Virginia, non si trova con Giulia, quindi recupera subito però il pallone e ne mantiene il possesso Virginia, cerca di mandare avanti i suoi. Capita Marta Bonetto, vediamo Marta cosa decide, trova Giulia Facchin, ancora Marta, dove Giulia Gandolfone in possesso di palla. Giulia Facchin, vediamo se trovano lo scatto, niente, passaggio a vuoto ed è approfitta Luisa Bonetto, ramassaggio veloce per loro, passaggio a Chiara, Chiara ancora Luisa, questa volta sono loro a mancare. Magnese è prontissima, recupera il pallone, scambia con Luisa. Luisa il suo capitano, Chiara si chiude la partita 3-2 per la Saluttese e gli invincibili.